Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo oggi di mobilità, mobilità per decine e decine di migliaia di lavoratori. È stato appena sottoscritto un contratto però unilaterale, quindi diciamo non come proprio chiedevano i sindacati e di conseguenza sono state comunicate le date per la mobilità del personale docente, educativo, ATA. Abbiamo collegato con noi Alessandro Rapezzi, segretario nazionale della FLC-CGIL. Buongiorno Rapezzi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, Rapezzi è uno dei sindacalisti che è stato parte attiva nel confronto, nella trattativa con il Ministero dell'Istruzione e da lui vorremmo sapere un po' l'evoluzione di questi ultimi giorni e perché i sindacati non hanno sottoscritto questo contratto. Ecco appunto perché si tratta di un contratto non sottoscritto e a differenza dello scorso anno. Nessun sindacato ha sottoscritto la proposta di accordo. Allora, dentro il contratto ci sono degli elementi che ci hanno impedito questa soluzione. Ne cito alcuni fra i principali. Uno, pur condividendo con l'amministrazione l'estrema confusione normativa che regna sulla mobilità, per effetto di una serie di interventi emendativi su provvedimenti che vanno letti in maniera incrociata, l'amministrazione ha insistito per mantenere alcuni vincoli invece di rimuovere i vincoli che c'erano, riscrivere un contratto e quindi ritrovare un equilibrio attraverso un rapporto tra le parti. Tra l'altro, Alessandro, c'è un paradosso dentro a ciò che ci veniva proposto, cioè si partiva dalla descrizione del caos normativo che rischiava di danneggiare l'avvio dell'anno scolastico attraverso numerosi contenziosi, possibili contenziosi. Per rimediare, invece di firmare un contratto, ci si propone di fare un accordo, ma subordinato a un intervento normativo. L'ordinanza che è uscita fuori parla per l'appunto di un chiarimento legislativo, cioè quindi comunque la filosofia che avrebbe sotteso questa Cioè, riscrittura del contratto certo. sarebbe stata subordinata comunque È a un un provvedimento intervento normativo. legislativo. Quindi, Rapezzi, per chiarezza, non si aspetta un parere definitivo da parte dell'Unione, della Commissione europea, ma si Allora, attende una modifica legislativa. Ecco, su questo no, si punto attendono conviene tutte e fare due le chiarezza perché cose. ci sono varie interpretazioni. Prego. Si attendono tutte e due le cose, cioè quindi ci si aspetta un parere definitivo della Commissione europea rispetto alla possibilità di far slittare l'applicazione di una serie di norme previste per realizzare il PNRR, tra cui diciamo, il programma assunzionale. Quindi diciamo che il governo ha chiesto la possibilità per tutta una serie di problemi di poter slittare di un anno. Se arriverà questo parere positivo da parte della Commissione europea, allora a quel punto ci sarà anche un provvedimento legislativo che sarà quello, diciamo, del PNRR, quindi sarà intestato, penso, un decreto interministeriale, qualcosa del genere, ma comunque in capo al ministro che segue l'applicazione del PNRR, che consoliderà questa cosa. E quindi qual è il problema vero? E quindi contesto anche il ministro. Quando il ministro dice abbiamo accolto le osservazioni dei sindacati, se le volevi accogliere, sottoscrivevi un contratto e attraverso il contratto ti assumevi la responsabilità. Questo era uno spazio che il governo poteva già agire, cioè per quest'anno, come dire, si rinviava l'applicazione dei vincoli e senza aspettare, diciamo, questo chiarimento. Si procedeva con la mobilità, visto che Certo, i tempi. chiarissimo. Rapezzi, qual è la data ultima secondo lei riguardo un'eventuale approvazione di una legge che va a modificare la normativa attuale che prevede comunque, ricordo, 3 anni di permanenza per i neoimmessi ruolo su sede e che quindi potrebbe avere un carattere subito esecutivo in vista del prossimo mese di settembre? Cioè, se dovesse arrivare
una risposta dall'Europa, non so, a giugno, sarà troppo tardi, immagino. Io penso, allora, chiaramente la data ultimissima è quella della pubblicazione dei movimenti, perché in base all'ordinanza che è stata pubblicata, le persone faranno domanda, tutte quelle previste nell'ordinanza, per cui anche i neo messi in ruolo solo per quest'anno, perché nell'ordinanza c'è scritto che comunque dal prossimo anno i vincoli partono, e quindi io mi immagino, siccome risulteranno fleggati, risulteranno individuabili facilmente, laddove dovesse arrivare il divieto a farli muovere, questo non può che arrivare prima della pubblicazione dei movimenti. Quindi Certo. direi che Ecco, possiamo spendere due parole, ci sono delle date ben, delle finestre ben chiare, no? Le vogliamo da ricordare? Sì? lunedì 6 marzo fino al 21 marzo potranno fare la domanda i docenti, mentre il personale educativo potrà farla dal 9 marzo al 29 marzo e il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. Queste sono le finestre per presentare la domanda. Poi dopo ci sarà il periodo di lavorazione e poi ci sarà la pubblicazione dei risultati, degli esiti, e cominceranno, diciamo, dal 24 maggio In fino poi, al 1º giugno, certo, con la pubblicazione dei come movimenti degli ultima, altri. sì, Quindi, diciamo, lo spazio sarà questo. bene, Chiaramente non c'era solo questo problema, sì, Alessandro. infatti, ecco, no, volevo solo spendere due parole, poi vediamo quali sono gli altri problemi Sì. irrisolti. Chi è che non può fare domanda di mobilità già da oggi, neanche con riserva? Perché ci sono dei vincoli anche per coloro che hanno, diciamo, azzeccato, scusate il termine, però insomma, lo scorso anno e quindi sono stati soddisfatti nella sede richiesta, mi sembra, no? Allora, diciamo, le due tipologie vincolate sono quelli che lo scorso anno hanno ottenuto o sede puntuale nel trasferimento interprovinciale, o hanno ottenuto una qualsiasi sede di altra provincia. Il primo vincolo era un vincolo previsto già dal precedente contratto, quello integrativo sottoscritto anche dai sindacati, ed era un vincolo che, diciamo, accoglieva una parte diciamo, dei problemi rispetto al garantire ai ragazzi la continuità didattica, su cui poi vorrei ritornare rispetto a un'osservazione del ministro. Il secondo vincolo, invece, è l'applicazione del contratto dell'anno scorso, che prevede l'avvio di questa procedura proprio in questo anno, quindi il contratto sottoscritto lo scorso anno prevede che in questo anno di mobilità il vincolo di 3 anni ci sia anche per coloro che ottengono il trasferimento interprovinciale in una qualsiasi sede. Rapezzi, Ecco. questo vi ha fatto molto arrabbiare, io so. Sì, perché qui si parte dall'interpretazione delle norme. Noi riteniamo che la norma non sia correttamente interpretata, è molto confusa e quindi è a rischio l'avvio ormai siamo abituati, di un contenzioso importante che può mettere in discussione anche il regolare avvio. Noi pensavamo e lavoreremo per questo, affinché tutta la materia della mobilità ritorni nel contratto nazionale, ci sia una discussione fra le parti che insieme, rispetto alle finalità dell'amministrazione, rispetto alle finalità di chi rappresenta i lavoratori, si possa trovare delle soluzioni equilibrate e non ci siano più, si possa superare quegli interventi spot di legge fatti da, come dire, partiti politici o parlamentari che, intervenendo non in maniera coerente rispetto a tutto l'impianto, producono dei danni rispetto a questo. Certo. Rapezzi, poi ritorniamo sulle problematiche. Invece, per chiarezza, chi può fare domanda di mobilità per il Italia, 2023? diciamo, tutto il personale che l'anno scorso non è stato soddisfatto, quindi può chiedere sede puntuale, può chiedere il trasferimento interprovinciale, chiaramente venendo, e poi ci si può muovere, diciamo, anche dentro la provincia.
Se ti Certo, ricordi però c'era. certo, anche i neoimmessi ruolo nel 2020, 21, 22 mi sembra, no? 2021 e 21-22 che non sono stati. Allora, qui c'è un problema, vediamo come lo risolverà l'amministrazione. Dobbiamo approfondire ancora l'ordinanza perché, come tu sai, per i neoammessi l'anno scorso c'era questo problema interpretativo, che non avevano la sede di titolarità, per cui poi la sede di titolarità è arrivata per tutti. Quindi vediamo che cosa succede nell'applicazione, ma insomma, diciamo che tendenzialmente chi non si è mosso negli anni passati può fare la domanda. La domanda si fa sempre tramite istanze online e le modalità sono le stesse dello scorso anno? Esatto. Permettimi un'osservazione. Io sono Prego. contento che possano muoversi tranquillamente. Gli immessi da GPS articolo 59,4. Tu sai, questo è un personale che l'anno scorso per la prima volta ha conseguito il contratto a termine, quindi è entrato dentro procedure di stabilizzazione attraverso un contratto a termine, hanno fatto l'anno di prova e poi quest'anno sono stati confermati in ruolo con retrodatazione giuridica dal 2021. Sono contento per questo personale perché fu al centro di iniziative emergenziali. Noi l'anno scorso siamo riusciti qualcuno a muoverlo, qualcuno no, in base alle condizioni familiari, però davvero era l'unico personale che era rimasto fuori dalla mobilità lo scorso anno. Quest'anno può fare domanda tranquillamente, essendo considerato personale di ruolo con retrodatazione giuridica data al secondo anno di ruolo, ecco, per intendersi, e quindi può fare domanda tranquillamente. Rapezzi, guardiamo avanti. Quali sono le possibili, diciamo, prospettive, a questo punto? Perché c'è questa riserva per molti docenti e poi mi sembra di aver capito che il prossimo anno il Ministero non transige, guardando al 2023-2024, cioè il contratto del 2024. Una cosa l'abbiamo condivisa, che comunque esiste una grande confusione da un punto di vista normativo. Noi abbiamo bisogno di fare chiarezza e lo dobbiamo fare ora, non possiamo aspettare. Tu sai, su questa vicenda c'è stato uno strascico incredibile, purtroppo abbiamo impattato elezioni politiche e cambio di governo che non hanno aiutato la soluzione del problema, perché poi sappiamo quando cambia il governo cambia tutta la struttura del ministero, quindi sono cambiati i capi dipartimento e quant'altro, quindi il capo gabinetto, sicché c'è stato davvero problemi anche di tempo. Noi abbiamo bisogno fin da domani di riaffrontare tutta la questione. Uno, decidendo e condividendo con l'amministrazione di riportare la materia dentro il contratto nazionale. Due, di individuare quali sono, diciamo, i principi su cui regolarla. Rispetto a questo, vorrei dire una cosa al ministro. La continuità didattica si tutela a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti. Noi abbiamo ormai da anni 200.000 precari che ci accompagnano tutti gli anni. Quindi la prima cosa da fare è stabilizzare queste persone. Vanno stabilizzate. Una volta stabilizzate i posti disponibili per la mobilità, è chiaro che si ri ritornano dentro una loro fisiologicità e quindi possiamo affrontare con serenità il tema di come garantire la continuità didattica. Che io dico, invece che garantirla con la punizione, e la punizione è il vincolo, possiamo pensare di garantirla con un riconoscimento rispetto a una scelta e a un'opzione che il personale mette in campo, cioè che è quella di rimanere in Certo. quella sede per un tot di anni. Certo, anche perché, Rapezzi, se andiamo a coprire tutte le caselle, tutti i posti, poi le possibilità di andare poi a chiedere, cioè chiedere è lecito, ma poi di essere trasferiti Certo, si certo. riducono drasticamente. È una questione proprio logico-matematica. Rapezzi, però questo aspetto delle stabilizzazioni, a questo punto direttamente da GPS, possiamo dirlo, anche il Ministero si è mosso in questo senso. Rimane anche su questo fronte, appunto, rimaniamo un po' sotto scacco, rispetto al pensiero della Commissione europea. Qual è il punto della situazione?
questo dovrebbe arrivare con questo sblocco della commissione, con questa attesa della conferma dell'opinione della commissione, nelle prossime settimane dovremmo sapere qualcosa, perché la roadmap del PNRR prevedeva che già quest'anno si realizzasse il piano assunzionale. L'amministrazione è in ritardo, pare che non fossero state segnalate tutte le complessità attuative del nostro paese. La Commissione europea sembra abbia preso atto di, come dire, di una situazione diversa da quella che era stata presentata, per cui vediamo. Probabilmente entro marzo dovremmo aver chiaro cosa ci aspetta nelle prossime. Trapella ottimismo perché noi sappiamo che c'è una, ci sono delle, lo stesso ministro ha avviato in maniera anche convinta, insomma, credo anche grazie ai sindacati che hanno fatto pressioni, hanno fatto comprendere quanto è importante stabilizzare. Abbiamo nelle graduatorie centinaia di migliaia di precari, alcuni dei quali ormai da, possiamo dirlo, anche 10 anni e anche più, insomma, collocati. C'è tutta la questione dei diplomati magistrali che se non si è mai risolta, e tantissime classi di concorso esaurite anche per motivi legati probabilmente a una eccessiva rigidità nella suddivisione delle classi di concorso, però insomma è una situazione complessa che necessita di soluzione. Non si può andare avanti con il record, ogni anno stiamo a registrare il record delle supplenze annuali. Rapezzi in chiusura perché abbiamo poco tempo e quindi insomma volevo sapere insomma un po' qual è la posizione anche della CGIL da questo punto di vista. Allora, noi chiaramente abbiamo presentato le nostre proposte insieme alle altre organizzazioni sindacali al ministro. Chiaramente riteniamo che accanto ai percorsi tradizionali di laurea, concorso, con l'abilitazione e quant'altro, debba avere un ruolo importante anche il riconoscimento dell'esperienza e quindi i percorsi che si fanno attraverso le supplenze. Mi sembra di capire che questa articolazione possa essere raccolta dentro la proposta rinnovata che il governo potrebbe fare, però torno a ripetere, dobbiamo aspettare. Il governo ha, come dire, condizionato il proseguo di questi ragionamenti rispetto a un via libera della Commissione europea che Un'ultimissima, arriverà. certo, Rapezzi, se dovessero, si dovesse prospettare come noi, insomma, è arrivata voce la possibilità di assumere i precari nelle GPS prima fascia da disciplina attraverso un concorso riservato, voi potreste accettare? Assolutamente, assolutamente. Fa parte del dibattito che stiamo facendo insieme. La cosa importante poi è che, come dire, il processo formativo rispetto a ciò che serve per la scuola oggi si possa completare strada facendo. Strada Insomma, facendo, quindi potrebbe essere un compromesso accettabile. Bene, bene, ringraziamo Alessandro Rapezzi, segretario nazionale FLC-CGIL, per la sua disponibilità e per averci illustrato, insomma, la situazione riguardo questa mobilità che anche nel 2023 si è confermata davvero complessa e tortuosa. Grazie Rapezzi. grazie a voi, arrivederci.